sia a livello europeo con il Global Gateway della Unione Europea, sia a livello internazionale con la Partnership for Global Infrastructure and Investment, uno dei progetti strategici lanciati in ambito G7 per lo sviluppo e la crescita economica delle nazioni più fragili, in particolare in Africa e in Asia. L'Italia ha ad esempio deciso di contribuire insieme al Global Gateway dell'Unione Europea alla realizzazione del corridoio di Lobito, cioè l'imponente sistema infrastrutturale che ha come obiettivo quello di collegare l'Angola allo Zambia attraverso la Repubblica Democratica del Congo, di connettere così mercati regionali e mercati globali. Sono queste le risposte che ci chiedono i leader, i governi, i popoli africani. Non ci chiedono l'elemosina, né quella ipocrita e un po' pelosa solidarietà che si ferma a chi riesce a superare i viaggi della speranza fingendo di non vedere chi è così povero da non potersi permettere neanche di pagare i trafficanti per tentare quella traversata. Gli africani non chiedono la nostra carità, ci chiedono investimenti e progetti condivisi da realizzare insieme, ci chiedono rispetto e fatti concreti. E non c'è nulla di più concreto che investire in infrastrutture o in energia